Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura parliamo di economia. In Abruzzo i redditi pro capite sono mediamente più bassi di quelli del resto d'Italia e più persone vivono in grave deprivazione abitativa. È quanto emerge dal webinar della regione dal titolo Le politiche sociali in Abruzzo, che ha fotografato il profilo sociale abruzzese nel corso della pandemia. Inoltre, secondo un report sulla ricchezza mondiale, il Covid ha impoverito pressoché tutti, tranne i ricchi, specialmente in Italia. Sono le persone ai margini della società a subire maggiormente il Covid. Se è vero che la malattia colpisce ricchi e poveri indiscriminatamente, lo stesso non si può dire delle conseguenze economiche. Secondo uno studio della regione, volto a tracciare il profilo sociale abruzzese, l'indice di povertà delle famiglie nel 2019 si attestava intorno al 10% ed è salito al 12% nel 2020. Nell'anno della pandemia sono aumentate le persone a rischio povertà o esclusione sociale, così come quelle con difficoltà ad arrivare a fine mese. In Abruzzo nel 2020 sono state stimate 42.000 famiglie in povertà assoluta, 7.000 in più rispetto al 2019. Gli individui a sopravvivere con difficoltà nella nostra regione nel 2020 sono stati 121.000, ben 21.000 in più rispetto al 2019. Di questi 26.000 sono minori, 4.000 in più rispetto all'anno precedente. Inoltre in Abruzzo vi sono 65.760 famiglie che vivono sotto la soglia di povertà relativa, ovvero che hanno difficoltà a fruire di beni e servizi. La situazione era già critica prima del Covid. In Abruzzo nel 2019 il reddito disponibile lordo pro capite era di circa 16.500 euro, il 13,6% in meno rispetto alla media nazionale. Stessa cosa riguarda la qualità dell'abitare. Nel 2019 la percentuale di coloro che abitavano in case sovraffollate, senza gabinetto interno, oppure con finestre, pavimenti o tetti rotti, oppure senza doccia o con problemi di umidità e scarsa luminosità, era già oltre il doppio di quella nazionale. Parametri questi peggiorati nel corso della pandemia. Per quanto riguarda il lavoro, i dati sono in linea con il resto del paese. Il tasso d'occupazione tra il 2019 e il 2020 è sceso di circa un punto percentuale ed è aumentato il gap tra uomini e donne. Tra i due sessi c'è una disparità occupazionale del 24%, mentre in Italia è del 20%. Il tasso di disoccupazione invece è addirittura migliorato grazie anche a politiche intraprese quale il blocco dei licenziamenti. Ma quali sono le famiglie abruzzesi che hanno maggiormente subito l'effetto Covid? Secondo lo studio della regione, ad impoverirsi sono state le famiglie di stranieri, quelle più numerose, quelle in cui il cosiddetto capofamiglia è giovane, quelle i cui componenti svolgono i lavori più umili, quelle monogenitoriali e che vivono in aree meno urbanizzate. Insomma, immigrati, donne, giovani, operai, soprattutto nelle zone più provinciali. Al contrario, il Covid, ben lontano dall'essere una livella, ha reso i ricchi ancora più ricchi. Nel 2020, secondo l'indagine del World Wealth Report, in Italia i paperoni con a disposizione un patrimonio investibile di almeno $1 milione sono aumentati del 9,2%, 3 punti percentuali oltre la media mondiale. Costituiscono l'1% della popolazione adulta e il loro patrimonio si è gonfiato del 2,2%. Il fattore più determinante della crescita non è stato tanto l'andamento positivo dei listini azionari, quanto il boom dell'immobiliare esploso durante i mesi di lockdown. Ma non è tutta colpa del Covid. Secondo un rapporto Eurostat, la forbice tra ricchi e poveri andava allargandosi anche negli anni precedenti la pandemia, di circa lo 0,2% tra il 2018 e il 2019. La doppia evasione dal carcere di San Donato di 2 giorni fa ha acceso le polemiche politiche. Il Movimento 5 Stelle chiede più polizia penitenziaria. Paolo Renzetti. Pettinari, quanto accaduto nei giorni scorsi con la doppia evasione ripropone nella sua gravità il problema che riguarda il carcere di Pescara, il San Donato. Lei alcune settimane fa aveva scritto una lettera al ministro parlando proprio della situazione della casa circondariale di Pescara. Sì, non solo, io ho effettuato una serie infinita di sopralluoghi, poi ho scritto diverse lettere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al ministro. Ho avuto dei riscontri positivi, cioè un riscontro è quello di mi hanno promesso e garantito di aumentare il personale a breve, quindi di incrementare le
risorse, sono sempre poche, ma almeno è qualcosettina di più. E poi di mettere in cantiere nella prossima programmazione imminente dei lavori strutturali per la messa in sicurezza dell'edificio. Ora io dico bene le lettere di riscontro, bene questi impegni, ma è già troppo tardi. Bisogna fare presto, perché non è possibile che in una casa circondariale, in un carcere, si può entrare e uscire come se niente fosse. Allora io voglio che vi sia anche un'indagine interna, un'indagine conoscitiva, un'indagine ispettiva per verificare che cosa è successo, perché non è possibile che da un carcere si scavalca e si esce senza nessun tipo di problema. Appoggio pienamente la battaglia dei sindacati, mi sono visto più volte, ho ricevuto le sigle sindacali, sono con loro, ma la politica deve fare di più, si deve assumere la responsabilità e deve risolvere definitivamente questo problema, soprattutto indagare su eventuali responsabilità di, non so di chi, non è il lavoro mio, ma chi ha competenza specifica deve capire come fa un detenuto a scappare e a distanza di giorni a scappare altri detenuti da un carcere. E ora la cronaca: un 34enne originario di Napoli, da tempo residente a Pescara, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per i reati di detenzione, fini di spaccio e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, con alle spalle diversi precedenti, è stato sorpreso dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile con quasi un chilo di cocaina nascosta in una camera di un appartamento in zona Viale Bovio, camera che aveva preso in affitto per gestire i suoi traffici. La droga è stata sequestrata assieme al materiale utile al confezionamento. A seguito di un servizio di appostamento, gli agenti hanno proceduto al controllo dell'uomo appena uscito dallo stabile. Il 34enne avrebbe opposto resistenza cercando di disfarsi delle chiavi dell'appartamento e di un borsello contenente cocaina e 500 euro in contanti. I consiglieri comunali di centrodestra a Chieti questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, hanno aspramente criticato la gestione dell'emergenza idrica da parte della Giunta Ferrara e chiedono anche un consiglio comunale straordinario. Un consiglio comunale straordinario per affrontare concretamente la problematica della carenza idrica nella città di Chieti. Questa è la richiesta dei consiglieri comunali di centrodestra, che questa mattina in conferenza stampa hanno presentato le loro proposte. A sorpresa all'incontro ha partecipato anche il sindaco Diego Ferrara, che ha ascoltato le istanze della minoranza. Inizio con una frase pesantissima: benvenuti a Kabul. E non abbiamo bisogno di autobotti, perché l'acqua la compriamo al supermercato per bere. Qua si tratta di igiene. Oggi si pubblica un calendario per cui l'acqua si toglie alle 22, alle 19 a Chieti Alta non c'è più l'acqua. Riceviamo lamentele continue di persone che, dico appunto, devono magari andare a lavorare notturni la notte e sono impossibilitati a provvedere alla propria igiene personale. Io credo che il sindaco Ferrara e la sua amministrazione debbano smettere con il torcicollismo. Abbiamo prodotto e produrremo in conferenza stampa i documenti per cui tutta l'amministrazione allora votò il passaggio obbligato all'ERSI, quindi non c'è una responsabilità della precedente amministrazione, compreso l'attuale assessore Remondi, il presidente del consiglio Luigi Febo, ma c'è una mancanza di gestione. L'amministrazione Ferrara deve iniziare a gestire e governare la città, perché per questo è stata eletta, cosa che non sta facendo. La conferenza stampa di oggi, che abbiamo concordato con tutti i consiglieri di opposizione, servirà a produrre un documento con cui chiediamo un consiglio comunale straordinario in cui intervengano i vertici dell'ACA. Di fronte a problemi così grandi, tutta l'amministrazione, senza una divisione, dovrebbe navigare verso un unico porto, e il risultato che noi vorremmo ottenere è quello di essere ascoltati in primis dall'amministrazione, ma anche dall'ACA, perché un capoluogo di provincia non può subire vessazioni del genere, perché siamo di fronte a una vessazione. Andiamo nella Marsica, parliamo di Covid. Il punto della situazione su contagi e ricoveri ad Avezzano è stato fatto dall'assessore comunale Colizza, che andiamo ad ascoltare.
Vogliamo aggiornare i cittadini sul quadro Covid marsicano attuale, quindi se c'è stato un effetto ferie, un effetto vacanza, un effetto eventi per quanto riguarda l'aumento dei contagi, quindi la situazione della Marsica e poi in particolar modo la situazione della città di Avezzano sui casi. Sicuramente siamo nel pieno della terza ondata dal punto di vista dei contagi, non proprio dal punto di vista dei ricoveri e dei decessi. Stanno aumentando i ricoveri nei reparti Covid ordinari e purtroppo in questi ultimi giorni, dato inquietante, ci sono stati nuovi accessi in terapia intensiva di soggetti giovani non vaccinati o vaccinati una sola volta, per cui il tasso di occupazione dei posti letto Covid è fortemente monitorato, però al momento la situazione non è critica. Chiaramente l'effetto vacanze, il desiderio di convivialità, il desiderio di stare insieme ha minimizzato un po' le misure di contenimento e non dobbiamo dimenticare che l'impatto sia economico che sanitario del Covid dipende dai nostri comportamenti. Nel periodo dall'8 agosto al 16 agosto sono state fatte 7.000 somministrazioni nella Marsica, di cui 4.000 nel lab vaccinale di Avezzano e le altre tre a Pescina e Tagliacozzo e anche a domicilio. Da ieri i ragazzi dai 12 ai 18 anni, gli over 60 e il personale scolastico si può vaccinare senza prenotarsi, però per esempio ieri questa cosa ha funzionato ancora molto relativamente perché sono arrivate soltanto 22 persone con accesso libero alla vaccinazione, probabilmente sono ancora in vacanza e quindi ci vorrà un po' per riuscire effettivamente ad attrarre queste fasce, gli studenti, gli over 60, ripeto il personale scolastico che non si è vaccinato finora. E a Pescara domenica scade l'ordinanza comunale sugli orari di chiusura dei locali notturni. Il sindaco Carlo Masci non ha ancora deciso eventuali nuove restrizioni. Sindaco, domenica scadrà l'ordinanza che riguarda gli orari della Movida di Pescara. Che cosa si prevede invece per l'ultima parte di agosto, per settembre? Oggi ho incontrato le associazioni di categoria che mi hanno esposto le loro problematiche, i loro desiderata, mi hanno anche detto che la stagione ha funzionato benissimo, nel senso che gli orari che noi abbiamo portato avanti alla fine si sono rivelati giusti per far sì che Pescara potesse vivere tranquillamente l'estate in maniera molto proficua, perché Pescara scoppia di gente oramai da molte settimane, tant'è che non si trova ancora oggi, dopo Ferragosto, un posto letto o un ombrellone o una palma nella nostra città. E quindi mi hanno chiesto di estendere questo discorso fino a fine mese per poi ritornare a un ragionamento più consono al periodo pre-autunnale. Io sto ragionando, ovviamente voglio sentire anche quelli che in qualche modo hanno altre esigenze in città, tenuto conto che l'equilibrio per me è fondamentale, perché è giusto cercare di trovare l'equilibrio di fronte anche a opposte o divergenti posizioni. Fino adesso ci siamo sempre riusciti e questa città ha avuto vantaggi da questo fatto qui. Domani io emetto l'ordinanza, ma mi sono preso un altro giorno di tempo per ragionare, per capire come conciliare le opposte esigenze e soprattutto come confezionare un prodotto che ci permetta di continuare a vivere questa stagione felice senza creare problemi a nessuno. Rimaniamo a Pescara, dove il Parco Michetti è stato restituito ai pescaresi grazie a un progetto che ha visto protagonisti i ragazzi del Consorzio Imprese Sociale.
Un servizio di pubblica utilità al centro di un grande impegno per il sociale sono i presupposti che permettono di restituire ai cittadini il Parco Michetti di Pescara, un'area verde che occupa lo spazio urbano compreso tra il palazzo che ospita la prefettura e l'amministrazione provinciale, l'edificio noto come il Quadrifoglio ed il Palazzo di Città. La provincia, proprietaria del sito adibito a parco da molti anni, in questi giorni ne ha infatti affidato la gestione al Consorzio Imprese Sociale allo scopo di permettere l'immediata riapertura al pubblico e allo stesso tempo procedere alla manutenzione e alla pulizia ordinaria. I ragazzi impegnati nelle cooperative La Nave, Aurora e Accademia Bianca Azzurra e Il Sorriso, alcune di queste già coinvolte in passato in attività di pubblico interesse con il Comune, potranno anche realizzarvi un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Devo anche dire e chiedere scusa a questo quartiere, diciamo così, perché non siamo riusciti e non avevamo la possibilità e non abbiamo la possibilità di manutentare e gestire questo Parco Michetti che è nel centro della città. Per fortuna Impresa e Sociale, con collaborazione con la cooperativa La Nave, ridaranno vita a questo parco. Sono venuti in soccorso e ci hanno risposto al nostro avviso e ci hanno dato questa grande mano. Tutto è in funzione dell'aspetto sociale, tutto è in funzione di un progetto per quanto riguarda noi della cooperativa sociale Aurora Valore e Sapore, partito 10 anni fa nel settore ristorante e quindi ristorazione, catering in genere. Adesso con il consorzio stiamo cercando di fare rete, di ampliare, diciamo, anche la nostra struttura, no? Di ampliare anche le nostre competenze grazie a altre cooperative e associazioni. Quello del Parco Michetti adesso è un'occasione in più, una chance in più che la provincia di Pescara che insieme al Comune ci stanno dando, è una nuova opportunità di inserimento. Sicuramente qui a regime contiamo di inserire almeno 4 ragazzi con un tutor in partenza, poi vediamo se riusciamo anche a realizzare il chioschetto come ci è stato concesso e i posti di lavoro saranno ulteriori, vedremo. E ora lo sport con il calcio. Il Teramo lavora per preparare la prima gara ufficiale della stagione, sabato alle 17:30 al Bonolis contro il Monterosi per la Coppa Italia. In gruppo si sta allenando in prova l'esterno classe 2001 Niccolò Moreo, di proprietà del Mantova, e da ieri invece è ufficiale l'arrivo del centravanti Gabriele Bernardotto, che ha rinnovato il contratto con l'Avellino fino a giugno 2023 per poi essere girato in prestito al Teramo, e queste sono le sue prime parole in biancorosso. Le mie sensazioni sono molto buone, la squadra mi ha accolto subito bene, tutto lo staff tecnico, la dirigenza. Ho capito di venire qui a Teramo perché il presidente mi ha dato, con tutta la società, la proprietà, mi ha dato tanta fiducia e mi ha dimostrato un forte interesse. Quindi li ringrazio soprattutto per questo e spero di ripagarli con più gol possibili. Già sono stato in Abruzzo, ho avuto un'esperienza all'Aquila, in Beretti, quando ero più giovane, e quindi la conosco, diciamo. E è stata un'esperienza importante per me perché è stata la prima fuori casa, e giocando in Beretti. E mi sono trovato molto bene, poi da lì a gennaio mi sono trasferito a Lupa Roma e da lì poi ho cominciato a girare in Serie D, ho fatto 3 anni, fino a che poi non ho fatto il mio primo contratto da professionista a Vibo Valentia. Con gioco con Modica ho imparato tanto perché comunque ho un modo diverso di giocare dal mio, però mi sono messo sotto e sono riuscito anche lì a fare bene. Poi purtroppo per causa pandemia ci siamo fermati, però ho potuto togliermi anche tante altre soddisfazioni. Invece con l'Avellino ho un'esperienza in una grande piazza dove non ho aspettato ad accettarlo. E è stata anche lì una grandissima esperienza che mi ha aiutato tanto, soprattutto dal punto di vista umano e tecnico. E mi hanno parlato tutti bene di Mister Guidi, e quindi per questo sono contento di stare qui, perché so che può farmi ritornare a fare quel gioco che per me col 4-3-3 mi appartiene tanto, e spero di far gioire questa piazza e di fare tanti gol per i tifosi. Io sono un attaccante, diciamo, che di tanto movimento, attacco a profondità, fisico, potente, quindi se non arriva il gol però arriva la prestazione, arriva l'aiuto verso i miei compagni, che quella è la cosa principale, perché poi quando aiuti i tuoi compagni e non
viene il gol, l'importante è che comunque dentro la partita ci sei sempre. Io darò il massimo, darò tutto come ho sempre fatto dove sono andato a giocare. La promessa, vediamo, spero, vi prometto di dare sempre tutto in campo perché è la cosa principale, e poi se arrivano tanti gol sono contento sia per me che per loro perché gioiscono. E questa sera inizia la stagione ufficiale del Pescara alle 20:45, match di Coppa Italia all'Adriatico Cornacchia con l'Olbia. In palio il passaggio al secondo turno che si disputerà il prossimo 15 settembre contro la vincente tra Grosseto e Campobasso. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore. Nella lista dei convocati, che è stata diramata ieri sera dal tecnico Gaetano Auteri, figurano a sorpresa anche Busellato e Galano, che comunque non giocheranno dal primo minuto e restano in predicato di una cessione nel caso arrivi un'offerta importante. Tranne Diambò sono recuperati gli altri assenti nell'amichevole col Napoli, ovvero De Marchi, Di Grazia, Ferrari e Illanes. Difficile invece la presenza dal primo minuto degli ultimi arrivati, il portiere Di Gennaro e il difensore Ingrosso, che hanno pochi allenamenti coi compagni. A grandi linee potrebbe essere confermata la squadra che ha affrontato il Napoli con alcune novità. In porta potrebbe esserci spazio per il baby sorrentino al posto di Radaelli. Trio in difesa con Cancellotti, Drudi e Frascatore, se Auteri non rischierà Illanes. I quattro di centrocampo saranno Zappella, Memusciai, Pompetti e Nzita. Nel trio d'attacco ci saranno Bosic e Dursi. De Marchi potrebbe soffiare una maglia a Marilungo. Nell'Olbia spazio tra i titolari all'abruzzese di Casoli, Giandonato, agli attaccanti ex Virtus Lanciano, dove però hanno giocato pochissimo, Kingudo e Ragazzu, e all'ex aquilano Arboleda. Non ci sarà l'ex Cocco, che ieri ha risolto il contratto. Direzione di gara affidata a Domenico Leone di Barletta. Serie D, alla Corte del Nereto arriveranno altri quattro elementi che recentemente hanno indossato i colori del Giulianova sotto la gestione Bartolini. Si tratta dell'attaccante Forcini, del centrocampista Balducci e Cipriani e dell'esterno Antonelli. Ascoltiamo due di loro, Balducci e Antonelli. Luca Balducci è nel progetto di continuità del presidente Luciano Bartolini il giocatore che ha disputato più stagioni, 5 con la maglia del Real Giulianova, e ora si apre questa esperienza a Nereto. Sì, sono contento di riniziare. Sì, col presidente sono 5 anni, sono stati 5 anni belli. Abbiamo vinto 2 campionati, 3 salvezze, quindi per me è stato molto formativo calcisticamente e come persona soprattutto. Quindi sono contento di tutto quello che è stato, ma soprattutto penso al presente. Ora siamo qui a Nereto e vogliamo fare bene, siamo molto motivati, soprattutto per l'anno scorso che ho avuto un periodo personalmente difficile, ho avuto un infortunio e quindi ora sono innanzitutto contento di poter stare qui in campo con gli altri ragazzi, perché quello che mi piace fare è stare qui in campo, allenarmi e lavorare. Ecco, si è conclusa la prima settimana di allenamento, quella che inizia oggi è proprio la seconda. Le tue prime impressioni di questi primi giorni? Le impressioni sono ottime, te l'ho detto personalmente, io già sono contentissimo di stare in campo e giocare con questi ragazzi. Poi il mister ha delle idee chiare. Ci sono molti giovani e penso che tutti quanti possiamo crescere con lui. Per me si apre questa nuova esperienza, sì, del tutto nuova. Sono 5 anni che sto a Giulianova, da quando sono piccolo che sono lì. Per me questa è un'esperienza del tutto nuova e siamo molto felici di iniziare questa nuova avventura con il Nereto. Molto motivati, cerchiamo di dare il massimo e stiamo lavorando secondo me molto bene con il mister, lavorando totalmente su concetti nuovi per noi, e ci vogliamo sicuramente togliere tante soddisfazioni. Poi ci sono anche altri ragazzi che io conosco che ci stavano da altri anni, come Saverio, Cristian, Forcini, Luca, Balducci. Il mister Federico, il secondo, che lo conosco molto bene, ci ho giocato anche,
e sicuramente daremo il massimo. Sicuramente una stagione molto interessante, ci sono squadre come il Pineto e il Notaresco che ho visto che sono molto attrezzate, e forse anche la San Benedettese, come stiamo vedendo tutti, è probabile che sia nel nostro girone, e noi ce la batteremo sempre con tutti, a viso aperto, non abbiamo paura di questo campionato. Questa era la nostra ultima notizia, i servizi che avete visto sono disponibili su YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.